Welcome everyone. Ciao a tutti e benvenuti. This is Susanna and Consuelo from Resurrection Life Church in Zurich, Switzerland. Siamo Susanna e Consuelo dalla Resurrection Life Church in Svizzera, Zurigo. We have our long Unsolved Mystery series. Sì, siamo in mezzo a una serie molto lunga intitolata Misteri irrisolti. And today mystery is how to walk in the fire. E il mistero di oggi è come camminare nel fuoco. So as usual, stay with us. Seguiteci. And let's solve this one too. E vogliamo risolvere questo mistero. I think you are expecting something completely different. Penso che vi aspettate di qualcosa molto differente. How to walk in the fire. Come camminare nel fuoco. It depends which fire. E dipende quale fuoco. I'm talking about the fire of God. Sto parlando del fuoco di Dio. How to walk in the fire of God. Come camminare nel fuoco di Dio. And here is a quote. E questa è una quota. From Dr. Kevin Zadai. Dr. Kevin Zadai. Walking in the fire is walking in repentance. Camminare nel fuoco è camminare nel pentimento. Let's look at the Bible. Vediamo la Bibbia cosa dice. And in Acts. Negli Atti. 19:18-19. When those people became Christians. Quando le persone diventarono dei cristiani. Many of those who believed now came and openly confessed what they had done. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. A number of who had practiced sorcery, witchcraft, they brought their scrolls together and burned them publicly. Fra quanti avevano esercitato i riti magici, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti. When they calculated the value of the scrolls, the total came to about 50,000 drachmas. E calcolato nel prezzo, trovarono che era di 50.000 dirhami d'argento. Let me ask you a question. Lascia che ti domandi una cosa. When was the last time you were in a church service and people came and burned their books, their CDs, their music, maybe chains they had or jewelry or magical stuff or Ouija boards or the crystal balls or tarot cards? Ok. Quando è stata l'ultima volta che quando eri in chiesa c'è chi ha portato delle sfere magiche, delle carte, tarocchi, dei CD, dei amuleti da bruciare. Harry Potter books. Libri di Harry Potter. All kinds of music. Molta musica. I have never been in such a service, ever. Non sono mai stata in un servizio del genere, in una chiesa. This is the early church. Questa era la chiesa a prima. They were serious. Loro erano molto severi. Remember how to walk in the fire. Ricorda come camminare nel fuoco. And let's look at the definition of repentance. Vediamo la definizione del pentimento. The repentance called for throughout the Bible is a summons to a personal, absolute, and ultimate, unconditional surrender to God as sovereign. Il pentimento richiesto in tutta la Bibbia è un invito a una resa incondizionata, personale, assoluta e definitiva a Dio come sovrano. Though it includes sorrow and regret, it is more than that. Sebbene includa dolore e rimpianto, è più di questo. In repenting, one makes a complete change of direction, a 180-degree turn towards God. Nel pentirsi si fa un completo cambio di direzione, una rotazione di 180 gradi verso Dio. I think what we have nowadays in lots of our services. Ciò che abbiamo al giorno d'oggi, molti dei nostri servizi. A lot of people say nice words. Molte persone dicono delle belle parole. But that's about it. Ma e poi è tutto lì. But we want to discover how to walk in the fire of God. Vogliamo scoprire come camminare nello spirito, nel fuoco di Dio. Let's look at 2 Chronicles 7:14. Nelle Secondo Cronache 7:14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Se il mio popolo sul quale ho invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si allontana dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Again, a turning from the wicked ways. Allora ricordiamo, è un cambiamento, è un allontanarsi da queste vie malvagie. I think what we have a lot today in our modern day churches is fake repentance. Ciò che abbiamo al giorno d'oggi nelle nostre chiese moderne è un pentimento
un po' falso. We just say, okay, I receive Jesus, I believe in him. Ok, diciamo, ok, ricevo Gesù, credo in lui. But there is not really a change or no remorse. Ma non c'è un cambiamento, non c'è un rimorso. We justify our errors and we keep repeating them over and over and over and over again. Giustifichiamo e ripetiamo molte volte gli stessi errori di... Sì, li giustifichiamo e li ripetiamo. And the Bible says, seek to see if you're in the faith. E la Bibbia dice, cerca e vedi se sei nella fede. And again, real repentance is not just when you cry. Ripetiamo, il pentimento vero non è solamente quando piangi. But when you and I change. Ma quando tu ed io cambiamo. And repentance, again, we go, let's go back to the quote. E ritorniamo a quello che dicevamo prima, il pentimento. And repentance, il pentimento, or walking in the fire is repentance. Il camminare nel fuoco è il pentimento. So in other words, we need the fire of God to repent. Ci serve il fuoco di Dio per pentirci. Maybe you came to the Lord many years ago. Forse sei venuto da Dio molti anni fa. And you have turned away from your wrong ways. E ti sei allontanato dalle tue vie sbagliate. But the truth is, we don't need to repent only once in life when we meet the Lord Jesus Christ. Ma la verità è che non dobbiamo pentirci solo una volta all'inizio quando incontriamo Gesù. Actually, we need to repent regularly. Dobbiamo pentirci regolarmente. Even daily. Anche giornalmente. We need to change our words, our thoughts. Dobbiamo cambiare i nostri pensieri, le nostre parole. Our practices, our behavior. Le nostre pratiche, i nostri comportamenti. Our lifestyle. I nostri modi di vivere. When we walk in the flesh. Quando noi camminiamo nella carne. When we blow up and are very angry. Quando esplodiamo nella nostra rabbia. We need the help of the Holy Spirit to repent. Ci serve l'aiuto dello Spirito Santo per pentirci. Not just to say I'm sorry. Non solo per dire mi dispiace. But to change our ways. Ma per cambiare le nostre modi di fare. We need the holy fire. Ci serve il fuoco sacro. Or where we are in disobedience. O quando siamo nella disobbedienza. We need to repent. Ci pentiamo. We need to change. Dobbiamo pentirci e cambiare. Again, these things you cannot just do on your own. E queste cose, ripetiamo, non puoi fare da solo. A lot of people are sorry. Molte persone dispiace. But sorry is not good enough. Ma essere dispiaciuti non è abbastanza. It's nice. È bello. But it's not repentance. Ma non è pentimento. Repentance means turning the direction. Pentirsi vuol dire cambiare direzione. And here's a trick what's going to help you repent. E questo è il trucco per aiutarti a cambiare. When you pray in the Holy Spirit. Quando preghi nello Spirito Santo. That's the language of fire. È la lingua del fuoco. And that heavenly gift. E questo dono celeste. That heavenly language. Questa lingua celeste. Will help you to truly repent and change. Ti aiuterà a cambiare e pentirti profondamente. Yeah, that you will change, exactly. Che tu potrai cambiare. The holy fire will help you. Il fuoco sacro ti aiuterà. We need to change. Dobbiamo cambiare. And we need to change continually. E dobbiamo continuamente cambiare. So let's use the gift of the Holy Spirit. Allora usiamo questo dono dello Spirito Santo. So that we are not just sorry, but can repent truly. Così che io e te non siamo solamente, non ci dispiace soltanto, ma che possiamo veramente pentirci. Thanks for watching. Grazie per averci visto. Keep praying in the Holy Spirit. Continuate a pregare nello Spirito Santo. See you next time. Alla prossima volta.